Si fa solo per passione, è un lavoro che si può fare solo per passione, se no ti fa impazzire. Tu sei in competizione con menti molto sharp, molto acute, con argomenti che devono essere di tipo logico matematico migliore di quelli degli altri se vuoi sopravvivere in questo ambiente, se no non sopravvivi. Non sopravvivi nel senso non che muori fisicamente, ma non sopravvivi come ricercatore. Volevo fare la scrittrice, no, da giovane, e quello ho fatto, io scrivo, volevo fare la scrittrice, ma non sapevo di fare la scrittrice di gialli, quindi voglio fare, invece scrivo un libro sui raggi cosmici, però quello lo vorrei fare, non so quando ci riuscirò, forse quando vado in pensione, così ho tempo, però lo vorrei davvero fare, perché quello è quello che mi piace, cioè poter dire, ho spostato un centimetro, però ho spostato un centimetro la conoscenza vera di un argomento di fisica di frontiera. Gran parte della mia attività di ricerca, quella che veramente amo, è da dove viene l'eccesso di il surplus di positroni. Non so, so fare una lezione e poi questo però è quello che mi piace, quindi questo è quello che mi piace, questo è quello che amo moltissimo. Esattamente, esattamente. Tau L. Lo so, io sono un po' bassa, quindi diciamo scrivo basso perché non ci vedo. La fisica insegna. È un tipo di studio che insegna a non avere timore reverenziale per niente. Cioè ti dà una forza, una congruità nei confronti delle cose, una capacità di giudizio e di analisi che si applica in generale, non solo alle cose che fai tu. Cioè una rigorosità nel ragionamento, e impari a non avere timore reverenziale, cioè il fisico non ha timore reverenziale di tipo intellettuale nei confronti di nessuno. For the first talk, invited talk, Katia Grimani, that will present galactic cosmic ray flux short-term variations, tracking of the associated interplanetary structures and geomagnetic storm. Qualunque cosa tu produca deve essere inattaccabile per definizione, se lo vuoi pubblicare, a un altro di che dello stesso settore e che certo più scemo di te non è, quindi devi, no? Devi rendere il lavoro inattaccabile logicamente da tutti i punti di vista e devi stare lì ad aspettare che la gente ti faccia domande più o meno cattive. So this mission was not supposed to do any science in terms of gravitational waves, just to measure spurious forces that will be basically the same on LISA. Ci vogliono 10 anni perché un fisico possa elaborare un pensiero davvero originale, non perché copi, ma perché tutto quello che gli viene da pensare i primi 10 anni l'ha già pensato qualcun altro. Questo te lo dico sulla mia pelle. Alfred, il mio maestro Augusto Alfred Stephens, quando ho cominciato a lavorare da sola, a pensare da sola, arrivavo: Alfred, ho avuto un'idea geniale. Ah, questo l'ho fatto nel 1968. E questo è andato avanti per un certo numero di anni. Perché te ci vuole mettere tutti i costi in quadro R? No, perché stavo guardando sul libro, quindi. Però in realtà guardavo una cosa diversa. Qual era la cosa diversa? Vediamo se l'abbiamo capita. Cioè, per scrivere l'equazione che ci ha portato alla risoluzione che gli piace uno, no? Allora fa sempre, dice, ah, lo sai? Se faccio i giochetti quelli stupidi internet, tipo chi è la tua anima gemella, eccetera, dice, mi viene sempre lui. Oh, guarda caso, dico, ma guarda caso, non sarà mica dipendente dal fatto che tu lo chiami 100 milioni di volte, quindi con questi protocolli pseudo gratis, no? Loro incrociano i dati, non è la frase più giusta sulle donne, secondo me, che è stata mai detta. Sta su Sliding Doors. Le donne non dicono mai chiaramente quello che vogliono.
ma si riservano il diritto di incazzarsi quando non lo ottengono. Se uno capisce questo, ha capito le donne. Gli uomini sono molto diversi. Le donne vogliono atti di fede da parte degli uomini. Non so bene cosa vogliano gli uomini dalle donne, perché mi è più difficile mettermi nell'altra parte, però credo che gli uomini siano assolutamente, come nella fisica, sono analitici, quindi vanno da un punto A a un punto B, ma mi hai detto questo, non lo pensi, lo pensi o no? No, il 90% delle volte le donne non pensano quello che dicono, non pensano veramente quello che dicono, lo dicono in maniera provocatoria per vedere che fa l'altra... Insomma, è un continuo saltare gli ostacoli, ma se non fosse così dove sarebbe il divertimento, no? Quindi è una frequenza, un tempo, la meno uno per Harry. Sarà tipo quanto... Ma dove l'avete vista? Un tempo è un'induttanza, non solo un tempo è un'induttanza, però anche un tempo è un'induttanza, anche, non solo. C'era L, c'era un tempo... Per riportarlo alla scienza, che gli uomini sono... come il campo elettrico e le donne sono come il campo magnetico. Cioè il campo elettrico ti dà una forza lungo la sua direzione. Se sei una particella positiva, vai nella tua direzione. Per definizione le donne sono trasverse, come il campo magnetico. Però ricordati che il campo elettrico e il campo magnetico si autogenerano. Vedi, queste cose, questo è l'universo, no? La variazione di uno risuona con la variazione dell'altro, e poi c'è il maschile e il femminile nel campo elettrico e il campo magnetico, e non ha senso una vita capito? L'interazione elettromagnetica è elettromagnetica, cioè se togli uno dei due non, niente ha più senso. Now also for Lisa or for any other mission we are pretty confident about the possibility to make very good reliable predictions once it's known the trend of the solar cycle. Any other question? Nobody's asking me why we had gold and platinum test masses. So this is very bad. Let's thank Katia again. La scienza è una forma d'arte, diventa una forma d'arte quando tu vedi l'armonia, cioè nell'universo. Soprattutto, ecco, forse questo si vede meglio in astrofisica. Quando si studia l'astrofisica non hai veramente percezione di quello che è l'ambiente, no? Cosa sono i raggi cosmici, no? Io che studio i raggi cosmici, cosa sono i raggi cosmici? Non sono niente, cioè se tu sei nello spazio interstellare, in realtà lo spazio interstellare è buio, è silenzioso, è il buio assoluto, è il silenzio assoluto, è niente. Quello forse potrebbe essere per un essere umano il niente. E quindi io insolentisco nello studiare delle particelle di alta energia che arrivano alla Terra, ma in realtà io studio il buio assoluto, cioè questo è, no? Non è così che li immagino, no? Non è così che li immaginano gli altri. Questa è la capacità di vedere l'armonia della semplicità, e il salto di qualità in realtà è sempre un salto di qualità di fantasia, ma che si basa, che è semplice, cioè la fisica alla fine, più è complessa la spiegazione, più in generale è sbagliata. Se devo copiare devo fare 50 km avanti e indietro, se non arriviamo ai gattini, senti. Ci siamo? Io non concordo con la deduzione, la religione, la necessità di comunque di credere in qualche cosa, perché non ce la fai come essere umano a aspettare che ti succeda qualcosa di tremendo, quindi puoi essere rassicurato che sia l'oroscopo, la fattucchiera, non lo so, chiunque ti dica che poi andrà bene, qualcuno deve arrivare a dirti guarda, vedrai che andrà bene, no? Però quello su cui non sono d'accordo è che... quando poi vai a calcolare, proprio dal punto di vista invece scientifico, le condizioni a contorno che possono portare a una condizione come quella della Terra, allora tu capisci che sono più poche, veramente poche. È talmente bello questo pianeta che uno è un privilegiato di stare qua, comunque ci siamo finiti, è davvero un tale privilegio che uno si domanda, dice, guarda un po' dove sto, uno dei posti più belli, che devo averne studiati tanti e averne visti tanti, questo è davvero un bel posto.
ma bello bello, anche così proprio bello, esteticamente parlando bello, cioè la Terra è bella, cioè lo so, puoi paragonare con Giove o con Mercurio, sono proprio spopolati, deserti, morti. Questo è un pianeta bello, pieno di vita, quindi va apprezzato per quello che è. Non te la puoi giocare la vita, anche se poi chissà come va a finire, e chissà quanto ti pentirai di questo, però non ti puoi giocare la vita. La vita è una possibilità che poi ognuno la gioca come vuole. Però è sicuramente una possibilità.